Non chiedo, mi fai impazzire, che la gente la incontro, ciao Uccio, proprio Uccio, ma tu come ti chiami? E cazzo, mo l'hai detto come mi chiami? Cioè, lo voglio dire pubblicamente, il mio vero nome è Uccio. Uccio non De è un Santis nome d'arte. Sul documento c'è scritto Uccio, allora se fai l'artista, Uccio sembra un nome artistico, ma se fai il medico, dottor Uccio, fa malissimo. O no? Oppure avvocato, perché mia madre ti fa l'avvocatuccio, peggio. Immaginate farmacista, farmaciuccio, dai. Io sono fortunato che mi chiamo Uccio e faccio questo mestiere. Alcune persone non sono fortunate come me, hanno un nome che non va bene con quello che loro fanno nella vita. Un'amica mia si chiama Immacolata, fa la prostituta. Beh, che ne sapevano i genitori? Hanno chiamato Immacolata, fa la prostituta. Un amico mio, Candido, fa lo spacciatore. C'ho un amico, Bruno si chiama, anche voi avrete qualche amico Bruno, magari a voi i capelli. Bruno è spelato, manco un cappello c'è. Perché il nostro nome, chi lo decide? I nostri genitori. Noi siamo nati, siamo piccoli così, non capiamo nulla, alcuni non capiscono nulla neanche dopo, come voglio dire. E abbiamo un nome, potrebbe anche non piacere questo nome. Anzi, c'è qualcuno che non piace il proprio nome, per curiosità, qualcuno che non piace il proprio nome. Esiste sempre qualcuno. Io conosco un sacco di persone che magari si chiamano in maniera così strana e non gli piace. A tutti piace il nome? Alla signora dice, no, come ti chiami? Dillo, dai, siamo tra amici. Come ti chiami? Sconsolata. Sandra, non ti piace Sandra? No? Che cazzo posso fare? No. Io farei una nuova legge che a te piacerebbe, Sandra. Alla nascita nome provvisorio. Pensateci, nessuno ci ha mai pensato. Adesso appena siamo nati, io mi chiamo Uccio, tu ti chiami Sandra, quello si chiama Giacomo, Luigi, Arturo. Poi a 18 anni... siamo noi che decidiamo, ma non mi piace questo nome, lo lascio, oppure cambio nome, diamo questa possibilità. I medici, sapete che fanno i medici? Quando inventano un medicinale, un farmaco, non danno un nome a casaccio. Prima pensano a che serve questo medicinale che abbiamo inventato, serve per fare questo, e poi gli danno il nome. Già dal nome tu capisci a che serve il prodotto, quando hanno inventato lo sciroppo che toglie la tosse. Questo è lo sciroppo che toglie la tosse, come l'hanno chiamato? Levotus. Senti che eleganza, la tosse leave, sparisce. Se hai una ferita, la ferita deve cicatrizzare. Cicatrene. Il farmaco come si chiama? Cicatrene. Cicatrene, tu sai che cicatrizza. Se hai mal di gola, mal di gola, come si chiama? Il Benagol. Adesso le emorroidi hanno fatto Bellano. Bellano. I biscotti, le merendine, scusate. Prima si chiamavano biscotti, merendine. Tu vuoi i biscotti? Bella, no, io voglio la merendina. Poi si sono inventati questi nomi assurdi, saccottini, andate a vedere i nomi dei preservativi, primi, sette è bello, vai! O no? Adesso i nomi dei preservativi sono strani, sento. Non disgrazia, sente. L'altro preservativo nudo, volevo vedere a te vestito, nudo, per forza. Durex! Io scriverei, speriamo che dure. No, vedendo qualcuno in prima fila, qua il Floshex andrebbe alla grande stasera, eh? Un Floshex? Si vede che. Oppure jeans. Ragazzi, vorrei conoscere lo scienziato che ha dato al preservativo il nome jeans. I jeans sono i pantaloni, o no? Hanno inventato i pantaloni, l'hanno chiamati jeans. Perché il preservativo l'hanno chiamato jeans? Poi vengono fuori equivoci, disse un amico mio, sono andato in farmacia e ho comprato il jeans, dove sta? E lo sto facendo accorciare che è troppo lungo, dai. Stiamo attenti ai nomi, le mani! Tutti, non vi sento! Anzi, idea, sto applaudendo, quanti uomini ci sono? Un applauso solo i maschi, uomini, applauso, uomini, solo uomini. Sono pochissimi, un applauso alle donne! Già dall'applauso si capisce che ogni uomo c'ha due femmine, sicuro. Un applauso a tutti gli altri! Gli altri! Come alla corrida! Gli altri! Mannaggia, ma io la prima barzelletta, sapete quando l'ho raccontata? Per vincere la timidezza. Anzi, voglio dare un consiglio: siete timidi, laddove c'è la comicità è più facile farsi conoscere. Io utilizzavo le barzellette per conoscere le ragazze. Ero così timido, non sapevo come fare, mi avvicinavo, raccontavo la barzelletta, quella si metteva a ridere, e da cosa nasce? Cosa? Da cosa nasce cosa? Il mio problema, sapete qual era? Questo non sono barzellette, questo è un fatto vero, vita vissuta. Il mio problema è che ogni ragazza che conoscevo la portavo a casa e non piaceva a mia madre. E me lo diceva, mamma la mia fidanzata non mi piace. Poi la cambiavo, mamma è questa, non mi piace neanche questa. Poi portavo un'altra ancora, mamma questa è peggio delle altre due.
Vi giuro, ogni ragazza che conoscevo la portavo a casa e non piaceva a mia madre. Fino alla fine sapete che feci? Trovai una ragazza che somigliava a mia madre. Uguale a mia madre, la portai a casa e non piaceva a mio padre. Cioè era troppo quella mia mamma, è così imbarazzante. Poi noi siamo quattro figli, fino a sei anni figlio unico, poi sono nati tre fratelli. Io sono l'unico al mondo, a proposito, l'unico al mondo che scrivendo una lettera a Babbo Natale ho ricevuto da Babbo Natale la risposta alla mia lettera. Cioè tu hai scritto una lettera a Babbo Natale, tu in prima fila, non so chi sia, dimmi sì o no, sì o no, sì. Ti l'ha portato il regalo, non te l'avrà portato, ti ha portato un altro regalo, ma ricevere da Babbo Natale la risposta, cioè io scrivo una lettera e quello mi risponde con una lettera, difficilissimo, forse l'unico al mondo, piccolino, 6 anni, figlio unico, si dice Babbo Natale portami una sorellina, e quello mi risponde, tu portami tua madre che ne parliamo e questa cosa. Beh, carina, già mi ha depistato tantissimo. Poi mia madre, noi siamo cresciuti con le regole a casa mia. Quanti di voi sono cresciuti con le stesse regole con le quali sono cresciuto io? Non si poteva fare quella, la signora fa così, mia madre, regola numero uno, mamma mia, questa non la scorderò mai, non bisognava mai alzare la voce a casa mia, mai si alzavamo la voce, noi mangiavamo in silenzio, giocavamo in silenzio, ammazzati in silenzio, proprio tutto nel massimo silenzio, rigore, ma non potevi gridare, anche mia madre, come dicevano noi di far silenzio, anche lei con noi figli, tutto in maniera silenziosa, se lanciamo un urlo, mia madre, non era un urlo volgare, basta, no, mia madre lanciava quelle urla, che neanche le sentivi, che sembra un controsenso, l'urlo silenzioso, bastava allungare la parola, stringere i denti così, gli occhi aperti al massimo, le vene che facevano, ti guardava. L'urlo normale, abbiamo detto, basta! Volgarissimo, l'urlo silenzioso. Basta! Basta! Zitto! È vero, è vero. Come in un trasone. Siamo infatti noi non sentivamo i cani abbaiamo veramente. Quando i cani abbaiamo la gente diceva solo stanno stregazzando con i figli sempre, e l'urlo silenzioso non lo sentivi, era accompagnato al pizzicotto manopola, sceglieva la parte più debole del corpo, sempre questa, quella più afflosciata, si agganciava giù, invece boia silenzio, allora pure io facevo mi fermo e lei dice silenzio, e i cani che abbaiavano, doppio ultrasuono, sono cresciuto con queste fissazioni, andavo a giocare a pallone da grandicello, gli amici miei segnavano, facevano gol, se segnavo io facevo gol. Il giuramento, il militare l'ho fatto ad Avellino, il giorno del giuramento, tutti quanti lo giuro, io lo giuro, la prima volta che ho fatto l'amore, che voi già se ci continua. Pazzesco, con le ragazze, una volta accompagnai una, vedi da dove vengono fuori le barzellette, accompagnai una ragazza sotto il portone di casa, dici domani pomeriggio vengo qua alle 5, solo il clacson e scendi, dici ma dove c'è la macchina? No, c'è solo il clacson, che cazzo è per forza? Cioè, non lo so, è una domanda assurda, un'altra ragazza entrò in macchina, chiuse lo sportello, misi la prima, partimmo, poi si appoggiò qua, mi prese il braccio, mi prese la mano, mi guardò, Uccio, promettimi che non cambierai mai, ho fatto 30 km con la prima! Mica stanno le cambio domani, no, pazzesco, una cosa che ho vissuto io tremendo, è così. Caro comitato, quanti siete del comitato? Quanti siete del comitato? 9, applauso al comitato, dai, ogni 10 minuti facciamo un applauso al comitato perché non è facile organizzare. Poi vi hanno rovinato il Ferragosto a voi quando, nessuno può andare via, 13, 14, 15 e 16, a porra, per la disperazione sta ridendo qua. Tutte donne, quasi tutte donne sono però, c'è una presenza bella femminile, bella, come mi fa veramente piacere. Io con un'altra regola di mia madre, sapete qual era? Dico questa qua e poi perché veramente dobbiamo iniziare alla grande, quando arrivavano i regali, amici. Avete presente un regalo? Se arriva un regalo a voi, che fate? Che bello il regalo, no? Quando arrivavano i regali a casa mia, mia madre non tanto ci teneva al regalo, quanto alla carta del regalo. La carta del regalo era oro. Arrivavano i regali, aspetta, non rovina la carta. Altrimenti questo regalo non lo possiamo regalare. Non abbiamo avuto il regalo. Già si pensava al riciclo del regalo. Un anno a Natale, 24 dicembre.
Sotto l'albero un sacco di regali, uno era grande, rettangolare. Mia madre arrivò dalla cucina, fermi, a mezzanotte. Lo prese, lo toccò. Disse, questa dovrebbe essere una cornice. Dovrebbe essere una cornice. Con lo scotch appena appena così, non roviniamo la carta. Questa la diamo a zia Laura, che a febbraio fa il compleanno. Non lo scattiamo per niente. Lo recupero. Zia Laura a febbraio ebbe questo regalo. Come l'ho preso? Dice, ma dopo vedi che questa è una cornice? Bellissimo, la apriamo. Questa la diamo a zia Antonio, che la figlia a maggio fa la comunione. Forse invece il regalo era serio. Zia Antonio, la mentalità quella era, ebbe questo regalo. Dice, ma dopo vedi che questa è una cornice? Bellissimo, la apriamo. Questa la diamo a zia Giovina a settembre, che fa il compleanno. Zia Giovina a settembre disse, ma una cornice bellissima, la apriamo. Questo la chiama zio Franco a Natale, che è mio padre, la cornice torna a casa. Sì, sì. Bravo, voilà e voilà. Poi mi sono sposato, indovinate zia Giovina che cosa mi ha regalato? La cornice. Ce l'ho a casa. Così passano davanti a me, sembravano due sorelle, due amiche, invece poi ho saputo essere mamma e figlia. Sapete, alcune volte la mamma, che sembra più giovane della figlia, passano davanti a me, le guardo, se ne vanno nel negozio e io appreso a loro. Vado a vedere. La ragazza giovane, la figlia, va dal venditore, salve, mi devo sposare, ho bisogno della camera da letto, le tende, le poltrone, ce le avete? Qua abbiamo tutto, disse quello, questo è il negozio più grande del Sud Italia, venga a vedere. Interviene la mamma, dice, momento, il bagno lo voglio vedere io. No, per carità, il bagno è la stanza più importante al giorno d'oggi, il regalo che devo fare a mia figlia è il bagno, perché molti di noi stanno la mattina, si alzano 20 minuti in bagno, tornano la sera 20 minuti in bagno. Quindi per mia figlia voglio un bagno di quelli particolari, tecnologici, ce li avete? Qua abbiamo tutto, signore, stia tranquilla. Sicuro quello che ho visto domenica in la pubblicità? Sicuro, venga con me. La mamma se ne va col titolare a vedere i bagni e la figlia col venditore le camere da letto, le tende, le poltrone, tutto il resto. La mamma entra nel primo bagno, come lo vedi? Dice, questo è piccolino, è squallido, ma non esiste. Io per mia figlia voglio una cosa particolare, ma quello non esiste proprio. No, quello lì è più carino. Quello è proprio inguardabile. Quello là diciamo che potrebbe anche andare, però volevo una cosa più tecnologica, più... Quello è il bagno che fa per mia figlia, quello che ho visto in televisione, quanto è bello, due specchi, come ci sono adesso, uno per lui, uno per lei, due lavandini, la doccia, la vasca. E... Ma la figlia la camera da... E questo che cos'è? Come, questo è il bidet. Non conosceva il bidet. E ci è su bidet strano. Cioè, lei voleva il bagno tecnologico, sì, questo è il bidet col computer. E come funziona? Come funziona? Ti mette dentro... Shock, shock, da su. Prima una volta dovevamo... Le mani. Scartavetà. Adesso è tutto tecnologico. Non c'è più lo sforzo. Ti metti là, accendi la televisione e nel frattempo si shock. Ma da solo. Mette la spina. Questa è la corrente, sì, e se va via la corrente, è completrocio. Nel bidet. Ti metti là, c'è il computer, c'è l'hard disk, perché si chiama hard, perché da sotto là è un hard disk. Sì, allora hanno chiamato... Tutto c'è una logica, ti metti là, si sciacqua e si risciacqua. Poi lo guarda bene la signora, dice, Madonna, 1, 2, 3, 4, 5. E che sono queste 5 cose nere sul bidet? Ma quali cose nere? Questi sono i bottoni, cioè questo è il famoso bidet, 5 bottoni. Diventerà più importante il bidet 5 bottoni della pizza 4 formaggi. Come? Perché va a ruba. E come funziona? Ogni bottone ha una funzione. Ti metti là, no? 1, 2, 3, 4 e 5. Oppure... Se ti vuoi rilassare, fai il sequenziale, te le fa tutte e 5. Ho capito, ma io se schiaccio il numero 3, a che serve? Il numero 5, a che serve? Il numero 1, a che serve? Vabbè, non c'è nessuno, mo glielo dico, rimanga tra noi. Quando lei si mette elastica, accende la televisione, se sta porta a porta ti vedi Bruno Vespa, tranquillo. Con Bruno Vespa lo fai il bidet, fate il bidet, cazzo. Primo bottone, come lo spingi, si sciacqua, da sola, bellissimo. Secondo bottone, spingi, asciuga. Lo sa fare, eh? S'asciuga. Asciugatrice.
fantastico! Spingi, terzo bottone, spingi, voilà! Trrr, ti viene come una pettinata, diciamo. Felice, però. La riga al centro, la riga al lato, come la vuoi la fai? Non, ma è bellissimo! Spingi, quarto bottone, spingi, puff, esce il profumo! La signora dice, cazzo! Quinto bottone, signore! Come spingi, voilà! Ma l'avete venduti una queste video? Allora io non ho capito, io la messa la faccio con classe e piano. Tondino. Con classe ed eleganza. Le confessioni pure mantieni, visto che sei sacrestano, aiutami. Ma... i tuoi compiti quali sono? Di fare tutto il resto. E dove lo fai? Il campanile non funziona. E ti ho detto che devo chiamare l'orologiaio, ma la vedo io. Vediamo di muoverci. Gli orari della catechesi vanno spostati. E ti ho detto, devo fare l'annuncio, lo devo mettere in bacheca, ma la vedo io. Ma soprattutto Peppino, su queste cose, non perdono nessuno. Il disordine, l'ordine, le pulizie. Qual è il problema? Finito il matrimonio? Me. Fino a quando sta la polvere, ma il matrimonio, che succede? Esce la sposa, tutto quel rischio che viene buttato sulla sposa, se non pulisci subito i bambini cadono, inciampano e poi è il problema nostro. No, momento, quelli di ieri hanno fatto il matrimonio e hanno buttato un sacco di riso, tu hai trovato il riso a terra. Vabbè, ieri no. L'ho tolto, me la sono vista io. Che mangiamo stasera? Risotto. Risotto. È quello che racconto. Sciacquolo bene però. Me la vedo io, faccio entrare le donne per la compagnia. Fai entrare le donne, fai entrare le donne. Ehi, Peppino! Sì. I soldi della sacrestia tu li hai presi? No. Da qua non si sente. Cosa come quella? Cioè, sapete, avete preso i bambini, sento. No? Il papà e la mamma, il papà esiste col una barzelletta figlio. Di i soldi sento. Della sacrestia tu li hai presi? E sono due, da qua non si sente. Che già che risponde non è possibile che non si sente. I soldi della sacrestia tu li hai presi? Per la terza volta, da qua non si sente. Non è possibile che da qua là non si sente. Ah, non ci credo. Non ci credo. Vieni tu qua, vado io là, ti faccio vedere, da qua non si sente. Non è possibile che non si sente. Voglio fare una battuta. La questione di soldi. Dondino. Perché si sente? Che c'è? Che è che va a letto di nascosto mia moglie? Oh, da qua non si sente. Fate entrare le donne per la confessione. Prego, signor, si accorga. Prego. Posso? Eccomi qua, Dondino. Veloce, buonasera. Devo chiudere la parrocchia, veloce. Oh, buonasera, Dondino. Che bello. Ecco qua. Ma da quanto sono portato tutte le collaboratrici. Stasi. Bravo. Hai visto? Fatto l'applauso pure dagli altri parrocchiani. Madonna, che bello. Le tue consacrazioni religiose, le tue cerimonie, le cose che fai, tu sono un capolavoro. E beh, c'è professionalità. Soprattutto ti devo fare i complimenti per l'omelia che hai fatto stamattina, guarda, una cosa, c'ho ancora la pelle d'oca, c'ho i peli tutti alzati. Quando le cose vengono dette col cuore, è ovvio che arriva il messaggio. Oh, Dondino, un capolavoro. Però ti devo chiedere una cosa, perché come se mi è sfuggito un concetto. Cioè? Allora, tu hai detto che se una cosa ti prende mentalmente, quando ti prende mentalmente è attrazione. Attrazione. C'è poco da fare. È se ti prende mentalmente è attrazione. È mentre se ti prende fisicamente è feeling. È feeling. Prende fisicamente è feeling. Sus, e se ti prende dappertutto? È Radio Maria quella, sì. Radio Maria. Anche nella galleria prende. Dappertutto prende, una cosa pazzesca. E questo galleria, è tutto, Dondino. Il confessionale da sport, questo. Pure sopra la spiaggia puoi andare, eh. Confessionale da questo, sport. Quando stavo nella parrocchia di Leonessa tanti anni fa, no? Sì. Ho visto bambini nascere e se ne andavano, però dicono ancora che arrivano da là 100 km a spese mie, mo quello volevi soldi indietro. È un discorso lungo di questa parrocchia, cosa che non da fare. Va, un po'. Va bene, Dondino. Allora, sorella, questo giorno così delicato per tutti noi, cercando di completare le abitudini, disabitudini, che peccato hai fatto, sorella? Dondino, io non ce la faccio più a tenermi tutto dentro. Hai provato con le prugne? Che c'entra le prugne? È un rimedio che diciamo alle volte funziona. Ma no, non è una questione digestiva, diciamo, è una questione dell'animo, capi? Che io non ce la faccio, devo parlare con qualcuno, devo dire questa notizia bellissima di questa cosa che mi è successa. Dimmi. Dondino, ti ricordi quante volte sono venuta qui nella tua bellissima parrocchia a pregare, a piangere come una disperata che voleva avere un figlio e quello non arrivava mai, te lo ricordi? Certo che me lo ricordo, di qua venite piangendo, io ho detto la speranza è l'ultima a morire, con la preghiera si risolve, preghiamo. Ebbene, Dondino, nonostante mio marito sia sterile, finalmente sono rimasta incinta.
fatta! Ma che bella notizia, hai visto? Dobbiamo ringraziare il signore! Sì, quello del terzo piano. Ma presi dall'ascensore, tu trovo, po! No, prima di andarmene ti volevo dire, siccome sono andata a fare la spesa, sai, il macellaio nostro di fiducia, bravissimo Giovanni, il macellaio, quello mi mette da parte la carne, mo sto andando a fare la spesa a Giovanni. Giovanni il macellaio? Sì, che fa gli arrosticini, le cose buone, non si capisci. Allora, volevo ma dove stai andando? Da Giovanni, si surd, Giovanni il macellaio. Mi metti il coltello nella piaga. Vuoi un poco di carne, te la devo comprare pure a te o no? Ma tu non sai niente, sei l'unica che non sa niente. Che cosa? Giovanni il macellaio è morto. Mamma me! E tu Giovanni? Sì! Basso, robusto, con i mustazzi baffi! Lui! Ma guarda un po' come mi dispiace! Ma lo sapevi! E non sapevo niente! Sono stata da mia sorella nel Salento 2 settimane! 10 giorni fa è morto! Ma quello. Vedi, sono passata addirittura 10 giorni! Quando è? 6 agosto! Ma che peccato! Ma come mi dispiace! Ma era giovane! Com'è morto? Scusa! Fatelo dire dall'amica e tu, questo ho pure vergogna a dirti, mi piace sparire! Scusa, Dino, non ho capito! Noi ti dobbiamo dire tutti i fatti nostri in confessione, tu non mi puoi dire com'è morto Giovanni! Vabbè, te lo dico, rimane tra noi perché tanto lo sanno tutti. Hai presente le pillole del Viagra? Le pilloline blu? Sì. A una tutte quante in 5 minuti si mangia tutta la confezione scattata. E come? Quelle fanno male. A me lo dici? Lo so che c'è. No, nel senso che si sa. Ma vedi un po', 10 giorni che è morto, ma quando mi dispiace? Sei impazzito, e tutta la confezione, ma dai! Scusa, Don Dino, posso dire una cosa? Che cosa? Avete fatto il funerale a Giovanni il macellaio, amico mio, e a me non mi avete detto niente, vi dovete proprio vergognare! No, il funerale ancora non l'abbiamo fatto! Da 10 giorni! E come mai? E non riusciamo a chiudere la bar, su, cos'è? Ho bisogno di fare il funerale al cane. Il? Funerale al cane. Cioè, ma tutti in questa parrocchia stanno. Come faccio a fare il funerale al cane, secondo te? Come faccio? Donino, è stato come un figlio per me, gli voglio fare il funerale. È bellissima questa cosa che stai dicendo, perché la gente abbandona gli animali e quindi amarli è importante. Ma io non posso fare il funerale al cane, dai. Mi ha accompagnato per 15 anni della mia vita, se ne va via un pezzo dalla mia anima, gli voglio fare il funerale. Esiste, non lo posso fare, non è che non lo voglio fare, non lo posso fare, non esiste, non lo posso fare, funerale al cane, basta, punto. Ero disposto pure a pagare 30.000 euro. Vabbè, se questo cane è cattolico, chiudiamo un occhio e lo facciamo. Lo si può fare. Vabbè, approfitto per una confessione. Ma io chiedo la parola. Una cosa veloce? Veloce? Sì. Veloce. Fratello, in questo giorno così delicato per tutti noi, cercando di completare le abitudini, cercando che poi devo andare anche alla Leonesca dopo la messa in un caso. La Leonesca, mi ha preso con Leonesca. Mi ha preso con Leonesca. No, perché Leonesca, insomma, si presta. Forse se la rivenderà, che peccato hai fatto, fratello? Ah, mo' posso parlare? Puoi parlare. E lo dirò, ho una cosa dentro che non riesco a tirare fuori. Le prugne, lui cago sulle prugne. Quante volte lo devo dire? Mio fratello è fruttivendolo, aiutiamo la baracca. Proverò, grazie. L'erbe del transito. Il fatto è questo. Dimmi. 3 giorni fa sono andato a casa della mia fidanzata. Lei non c'era. E quindi? Però c'era la sorella. Ha incominciato a tuonare. Ha incominciato a piovere. In casa non c'era nessuno. Il momento era propizio, ho approfittato dalla sorella. No. Ma stai scherzando? Cioè tu vai a casa della tua fidanzata, lì non c'è, si mette a piovere, pensi che il momento sia propizio e approfitti della sorella. E l'amore dove sta? L'amore che andiamo predicando dove sta? Cioè, fate le cose che dovete fare, poi venite qua, andiamo a risolvere da Don Dino. Ma non è così. Ma c'è dell'altro. Ancora. Che altro? 2 giorni fa sono andato a casa della mia fidanzata. Lei non c'era. Non sta mai a casa, sta ragazza, no? Però c'era la madre. La madre. Ha incominciato a tuonare. Ha incominciato a piovere. No, siamo a una settimana di merda, eh. In casa non c'era nessuno. Il momento era propizio, ho approfittato della madre. No, mi cadono le braccia. Cioè, il giorno prima approfitti della sorella, il giorno dopo approfitti della mamma. Ma ti rendi? Ma come ne hai il coraggio di dirle queste cose? Esci da questa parrocchia, per piacere. Ma non finisce qui. Quante mogli c'hai? Che ha? C'è la fidanzata e la moglie. Ieri sono andato a casa della mia fidanzata. Beh?
Lei non c'era. Secondo me si è trasferita, eh? Però c'era il padre. Eccolo, lo sapevo. Ha incominciato a tuonare. L'avevo capito. Ha incominciato a piovere. In casa non c'era nessuno. Il momento era propizio, ho approfittato del padre. Va bene, del padre no, del padre no, dai! Infatti buono. Mi ha fatto incazzare il padre Eterno. Ma approfitta pure di lui, capito? L'ho capito. Sta tornando? Si è allontanato, ha paura. Si è allontanato. Sta nisciuto, no? No, non c'è nessuno. Per fortuna che il momento non è propizio. No, il momento è propizio. No, il momento non è propizio, non è propizio. Se vieni domani, domani il momento non è propizio, il momento non è propizio. Bravo, bravo. Di presentare e tirare più gente possibile. Ho fatto un saluto con il massimo dell'entusiasmo. Sì, l'entusiasmo sì, ma le parole sbagliate, che hai detto? Ho detto saluto tutti quelli che mi conoscono. E gli altri? E chi li conosce. A uno a uno poi. Signori, Miss Antonella Genga! Buonasera, grazie. Che eleganza, grazie, che eleganza. Un po' di colore. Brava. Devo smaltire, devo fare un sacco di lavoro. Stai facendo palestra? No, palestra no, sto facendo una dieta. La dieta del calciatore. La dieta del calciatore. Ah, e quanto hai perso? 2-0. Non l'ha fatta. Tu invece stai, infatti l'ho detto anche prima, gli amici, quando incontro insomma il pubblico, dice il tuo collega secco secco, lo chiamano secco secco, come sì. Fai a stare sempre... Vabbè, pure a me è una questione di alimentazione, però io faccio la dieta dissociata. Dissociata? Uh-huh. Cioè? Cioè gli altri fanno la dieta e io mi dissocio, come frega a me. Ieri era il suo compleanno! Bravo! Compiuto finalmente 50 anni. Sì, a una gamba. Tu non ne hai. Però se vi dico l'età, la dico alla fine, non ci credete, riporta molto bene, non sappiate che riporta molto bene. Signori, 45 parliamo delle cose belle che abbiamo. Noi la conosco da. Non è mia moglie, perché molta dovunque c'è scritto sui social, Antonella Genga la moglie, non è mia moglie, lo devo dire, però la conosco da 20 anni, da 23 anni. Era bella, col passare del tempo è diventata ancora. Grazie Uccio, tu sei un gentiluomo, non quel cozzalo che sta là. Perché non è così? Dello poverino. Perché non è così? Non è così. E ne è noto qualche cosa di cambiato. Ma che cosa? Ma che mi sono cambiato il vestito? Mi sono messo un vestito. No, veramente cambiato il prospetto. Scusa Uccio, perdonami. E tu invece pensare al prospetto mio? Perché non pensi al prospetto tu? Che mo veramente secco secco è quel che secco secco. La volete finire? Vabbè, dicessi che cosa ha fatto, di via. Non c'era quello, lo fanno tutte le donne, lo fa la casalinga, lo fanno tutti. Lo può dire, no? L'amica mi dice che è nata l'Oreste, che sta qua, ma l'ha fatto pure lei. È vero? Hai visto? È un intervento che fanno tutti, non lo può fare un artista. Non lo posso fare io, questo è un artista. Allora, ok, vuol sapere, vuole che lo dico in pubblico. Vabbè, mi sono sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica. Qual è il problema? Qual è il problema? C'era troppa bellezza, ho dovuto ridurre. Allora, tu da uomo di spettacolo, ho detto uomo, una parola grossa, vabbè. Fammi capire che cosa ne pensi di questi interventi di chirurgia plastica. Sentiamo. Secondo me è come quando vuoi cambiare le piastrelle del bagno. Non capisco che cosa significa, che c'è del bagno, mo? Nel senso che le piastrelle le cambi, ma il cesso rimane. È credibile. Pensiamo a noi. Allora, anche loro hanno avuto l'esperienza, la sei l'ultima. Alla sei l'ultima era bellissimo, perché quando siamo andati, quando sono io, c'era Gerry Scotti. Quando sei andato tu? Claudio Lippi. E tu? Pippo Franco. Addirittura. Vi ricordate che il presentatore diceva il nome del barzellettiere, il barzellettiere arrivava, si metteva qua davanti, raccontava una barzelletta di riscaldamento e la gente serviva per far conoscere il barzellettiere noi cercavamo di conoscere il pubblico. Riviviamo quella situazione là. Facciamo come allora. Sì. Io faccio un giro di scotta della situazione, vi presento una... Signori, partiamo come se fosse una gara con lui, arriva da Bari e risponde al nome di Umberto Sardella. Ah!
Su una rupe ci sono tre vampiri e a un certo punto uno si volta dagli altri due e dice ho fame e vola via. Dopo un po' ritorna con la bocca sporca di sangue, gli altri lo guardano, mamma mia che hai fatto? La vedete quella montagna? Sulla sinistra una tenda con due campeggiatori, tutti e due me li sono fatti. Il secondo ho fame anch'io e vola via. Dopo un po' ritorna con la bocca sporca di sangue, la camicia sporca di sangue, i polsini sporchi di sangue, gli altri lo guardano, mamma mia che hai fatto? La vedete quella montagna? Sulla destra un intero villaggio, tutti me li sono fatti. Il terzo ho fame anch'io e vola via. Dopo un po' ritorna con la faccia sporca di sangue, tutto il vestito macchiato di sangue, gocciolava sangue dalle maniche, i pantaloni pieni di sangue, i capelli intrisi di sangue, gli altri guardano, mamma mia che hai fatto? La vedete quella montagna? Io non la so vista proprio. Umano. Anche lei arriva da Bari e lei invece si chiama Antonella Genga. Bari vecchia, piena estate, 40 gradi all'ombra, un caldo infernale, questa signorina che cammina per le vie della città. Madonna, che fa caldo, ci fa caldo. Un caldo che si muore proprio, madonna, non ci sta manco una fondana, una cap de firmier, madonna che caldo che fa. A un certo punto vede un bar, entra nel bar. Buongiorno, scusate, siccome che fuori fa un caldo che si muore proprio, non è che avete una cosa fresca da bere per infrescare un po' il canarino qua? Allora si avvicina un giovanotto, sapete quei giovanotti un po' fastidiosi che vanno a cercare le signorine dietro, tipo Umberto Sardella. Allora si avvicina questo giovanotto. Signorina, posso offrire qualcosa da bere? Grazie, gentilissimo, grazie. Allora, signorina, le offro un bel bicchiere di vino. Bello, fresco, fresco. Il vino? Alle 3 del pomeriggio, 40 gradi, mi vuoi offrire il vino? No, giovane, ti ringrazio, sei gentilissimo, ma non lo posso bere, perché a me il vino mi fa male. Signorina, non è possibile, perché questo vino è genuino. Questo vino io e mio padre lo facciamo con i piedi proprio. Con i piedi? Vabbè, lo puoi fare pure col ginocchio, ma io lo stesso il vino non lo posso bere, perché a me il vino mi fa male alle gambe. Alle gambe? Oh, signorina, è la prima volta che sento questo fatto delle gambe, perché solitamente il vino è risaputo, fa male alla cap. Al massimo ti prendo lo stomaco, ti fa male. Ma questo fatto delle gambe, non l'ho mai sentito. No, io non lo bevo mai, perché a me proprio mi fa male le gambe. Oh, e che cosa fa, signorina? Mi faccio capire. Ve le fa, non lo so, ve le fa gonfiare. No, me le fa aprire, me. È una battuta, è una battuta. Non dico più.